fare i conti con l'ambiente. Oggi Lab Camp, conferenza tradizionale, anzi anticonferenza, siamo con Paolo Bolaffio, giornalisti dell'Erba. Ecco, volevo iniziare questa nostra riflessione con un lancio promozionale, una marchetta che poi marchetta non è, parliamo di FIMA. Parliamo di FIMA, sì, Federazione Italiana Mediambientali, che insomma è nata un po' anche qua l'anno scorso. Quindi, siamo anche noi parenti. Esatto, parenti stretti. Fondatori, sì. E, sì, appunto, siamo in fase di ancora di rodaggio, stiamo costruendo questa onlus, la formula che abbiamo scelto è questa. Certo. Siamo già decine, quasi 100, e dobbiamo diventare sempre più forti, avere una voce sempre più autorevole e vederci poi adesso a novembre per la nostra prima vera e propria assemblea. Ci stiamo lavorando, insomma, è una condivisione quotidiana, certo. Tu lo sai, certo. Anche tu il sito, molto bene. Il sito online oggi. Vogliamo ricordarlo, fimaonline.it, fimaonline.it, a breve sarà anche arricchito di contenuti, tra una settimana e 10 giorni, partirà proprio la gestione dei contenuti, la piattaforma è già quasi pronta, possiamo dire. E lì cominceremo a condividere ancora di più, no? Esatto. Lavorare su tutto, su formazione oltre che informazione. Certo. E speriamo appunto di diventare sempre più grandi. Certo, stamattina tra le varie tematiche di scottante attualità, direbbe la buona Amici, no? Avete parlato anche di dati. Abbiamo parlato di dati e del fatto appunto che sono, mentre appunto noi un po' più addentro siamo anche un po' pseudoscientifici, giornalisti pseudoscientifici. Mi piace pseudo. Pseudo, sì. E cominciamo insomma a essere sempre più attratti dai dati e andarli a cercare, ecco. Non è che sono tantissimi i dati a disposizione ancora nel nostro paese, ma questa certo. Open data è ancora una bella utopia, però insomma qualche cosa c'è. Io ultimamente frequento il sito dell'Istituto di Vulcanologia, l'INGV, insomma comincia a esserci buon materiale. La fruizione però da parte del giornalista generalista e a maggior ragione del lettore è ancora di là da venire. Noi non abbiamo trovato forse la formula ancora per tradurle in maniera efficace. Qualcuno ha detto, certo, appunto al tavolo, dobbiamo giocare forse più sulle equivalenze, no? Cioè, questo dato significa questo tradotto in termini di vita comune. Certo. E qualcun altro ha detto mettiamo insieme le forze e troviamo un modo per esempio di fare delle infografiche efficaci o giornalismo a fumetti, insomma dobbiamo trovare delle nuove strategie, forse anche un po' prendere in prestito quello che invece la scienza fa in maniera molto più efficace di noi, la scienza vera e propria, e quindi l'interattività con il lettore, quindi una divulgazione. Cioè, dobbiamo inventarci un mestiere qualcosa, che non è solo il giornalista, esatto, ambientale, non deve essere un divulgatore, deve essere un formatore, è una figura a tutto tondo, ma questo credo che più o meno è un percorso che debbano fare un po' tutti i giornalisti, no? Certo. La comunicazione sta cambiando. Certo. Bene, grazie Paolo. Grazie a voi, grazie a voi, grazie come ancora. Sempre.